Il palazzo reale di Ozna, situato nel centro di Melior, è conosciuto per i suoi bei giardini, dove regna la pace assoluta. Ma i tempi sono cambiati. Numerose battaglie hanno devastato questi luoghi idilliaci e il trono è in mano a un farabutto. Il palazzo non ha subito danni, rimane un luogo dignitoso ed elegante. Ma adesso non c'è più pace. Un'atmosfera tesa e cupa regna sovrana, avvolgendo tutto ciò che tocca in un silenzio assordante. Nel cuore del palazzo siede l'autore di questa guerra, Ashnard, re di Dane. Aik, comandante supremo dell'esercito di Ozna, e Elincia, principessa di Ozna, hanno ultimato i preparativi per la battaglia. Ora trascorrono una concitata mattina in attesa della battaglia decisiva, che porrà fine a un'odissea durata un anno intero. Attendono l'inizio della fine. Benvenuti signore e signori all'ultimo episodio in base di Fire Emblem Valyrian con il capitolo finale, il ritorno delle nostre truppe in Ozna. Grazie, vediamo l'ultimo rapporto del gioco. Grazie mille, Soren. Niente preludio a parte quello al capitolo finale. Verrà tutto dopo, immagino. Bene, dunque questo è il capitolo finale. Non terrò tutto il capitolo in una parte sola, chiaro? Anche se non mi piace dividere il finale, ma direi che la parte finale del capitolo e la fine proprio dell'epilogo li terrò tutti in una parte, indipendentemente da quanto dura. Comunque, siamo alla fine oramai. Non c'è molto che rimane da fare. Darò via tutta l'esperienza bonus. Penso che tutte le armi che non uso, tranne alcune eccezioni, verranno vendute. Idem per le fasce. Perché oramai, dopo i level up che do alla fine di questo capitolo, ci sarà qualche level up al capitolo finale, ma non ha senso tenersi le fasce. Preferisco venderle e ottenere qualche moneta in più, darò tutti questi power up che non ho ancora utilizzato. E tutte le abilità che restano. Vabbè, restano solo due qua. E poi si inizierà. L'armeria, mi sembra, per questo livello è praticamente zeppa di roba. C'è, penso, quasi tutto ciò che potete comprare. Beh, non ci sono tutti i tipi di coltello. Ci sono diversi tipi di magia. L'unica cosa che forse non c'è sono le armi speciali, tipo il martello, la lancia greve e così via. Ma se no, direi che c'è una bella scelta di quasi tutto, quindi. Non ho molto denaro, ma non devo nemmeno comprare chissà quanto perché ho conservato diverse armi, quindi. Vabbè, prima però della preparazione, guardiamo le informazioni. Abbiamo amici, amici, amici. questi sono diversi esponenti, immagino, dal nostro esercito. Vediamo. L'ho portata, Nasir. Mi dispiace, Mist. Sapevo quanto fosse importante per te il medaglione, e io l'ho rubato comunque. Non importa quanto io mi scusi, ho fatto una cosa imperdonabile. Mi sono guadagnato la fiducia, tua e di Ike, e l'ho tradita. Poi ho peggiorato la situazione scappando. Mi dispiace terribilmente. Grazie per essere tornato, Nasir. Io volevo rivederti e sono felice di averlo fatto. Bentornato! Ah, Mist, non mi serve la tua gentilezza. Mist, anch'io voglio scusarmi. La colpa è mia, in realtà. Quello che ha fatto Nasir l'ha fatto per te. Di certo, dietro tutto questo c'è una ragione importante e probabilmente una cosa ancora non risolta. Onestamente sono curiosa e poi vorrei aiutarvi anch'io, ma dubito che possa. Quindi aspetterò. Ho deciso di aspettare finché voi due non potrete raccontarmi tutto. Così non dovete preoccuparvi di niente, d'accordo? Grazie, Mist. Grazie.
Il famoso motivo per cui Nasir ha tradito tutti e così via, dobbiamo ancora scoprirlo e immagino che lo scopriremo in questo capitolo. Abbiamo altri amici qua? Oh. Ah, quindi domani è il giorno in cui occupiamo la capitale. Io sono pronto. Uah! Non importa quanto sia dura la battaglia da affrontare, la notte prima sono sempre agitato. Vorrei poterti dire che è sbagliato, ma non posso. In realtà, nemmeno io riesco a calmarmi. Noi vinceremo, sai? Il re di Day non ce la farà. Ma... Voi due siete di guardia? Oh, sei tu, ciao Ike. Ti serve qualcosa dal re? Sì, puoi dirgli che sono qui? Certo, aspetta. Ehi, Tibarnius! Quindi domani è il gran giorno, sei venuto per controllare i preparativi? Mi conosci troppo bene. Farete il giro della capitale per vedere che nessun nemico alato scappi, chiaro no? Sì, credo che fare il giro della capitale sia una buona idea. Faremo la guardia a ovest e ci occuperemo di pattugliare il cielo. Gli eserciti di Phoenix e Kilvas sono imbattibili in volo. Kilvas ci aiuterà? Ma certo. Dopo aver visto i sotterranei della torre Gritnea, ci siamo accordati per fargliela pagare al re Ashnard. Rayson e Lyanna hanno contribuito a mettere da parte i pregiudizi. È stata dura, ma alla fine abbiamo capito. Detto questo, i corvi sono traditori di natura. Nella peggiore delle ipotesi potremmo rimanere solo noi falchi. Sarà sufficiente. Almeno so che posso contare su di voi. Beh, ad essere sincero, non mi dispiacerebbe avere la possibilità di staccare la testa dal collo di Ashnard. Proprio come quando ho combattuto contro il Cavaliere Nero. Tu sei stato allontanato dalla battaglia. Scusa, Re dei Falchi. Non importa, ma se ti trovi in difficoltà fammi un fischio. D'accordo. E per quanto riguarda te, Rayson, certamente sarai stanco di sentire questa storia, ma... Lo so, fai attenzione, non morire. Non preoccuparti, non morirò. Non lascerò da soli mio padre, Lianna. Ben fatto. Uccellino, pare che stiano parlando della battaglia di domani. Non vuoi unirti a loro? Bok! No, non penso. Del resto è solo Tyburn. Lui non vuole aiuto da Kilvas. Forse il re dei falchi non importa, ma il principe Rayson penserebbe che tu lo stia tradendo di nuovo, uccellino. Cosa? Oh, e anche Lady Lian. Se dovessi scappare davanti al nemico, le si spezzerebbe il cuore. Ah, sarebbe così triste. Vecchio corvo derelitto, pensi che se metti in mezzo loro due farò come mi è stato detto e combatterò? Che tu sia maledetto. Mi sa che ho fatto un po' strano la voce di Nesala lì. Questa guerra è durata più di un anno, ma potrebbe finire oggi stesso. Che ne dici, Ike? Vinceremo? Vinceremo. Sapevo che l'avresti detto. Non mi inganni più. Ma nonostante tutto, apprezzo la tua bravata di questa sera. Oh shit, Gifka! Senza tanto coraggio sarebbe impossibile affrontare il re di Dain. Mastro Gifka, cosa ci fai qui? Il re non si sentiva a suo agio sapendo che tu eri qui da solo. Mi ha chiesto lui di venire qui. Quindi combatterai con noi? Questo è il mio obiettivo, sempre se Lord Aek mi dà il permesso. Certo, l'esercito di Dain è enorme, quindi lo attaccheremo dal fronte, controllando i due passaggi orientali. Sarebbe auspicabile che tu accettassi di prendere il comando di quel fronte. Se questo è ciò che desideri, non posso far altro che essere d'accordo. E ora che succede? Non eri soddisfatto del lavoro che stavo facendo? Voglio dire, so che non sono Mastro Gifka, ma ti prego. Ranulf, voglio che tu stia con me. A te va bene? Oh, ora capisco. Sì, mi piacerebbe. Essere parte del gruppo più importante è l'onore più alto. Mastro Gifka! Quanto tempo è passato? Come sta il re? Sta bene, il re mi ha dato un messaggio per voi due. Un messaggio? Non ordini? Esatto, ha detto di assicurarmi che arriviate a casa sani e salvi. E poi ha detto che il vostro lavoro nell'ultimo anno è stato molto soddisfacente e vi è grato. Che onore! Abbiamo combattuto duramente, ma non è stato un problema. Ai che gli altri sono buoni Beorc, siamo felici di combattere con loro. Capisco. Ok. Bene, abbiamo passato gli amici, 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 i nostri alleati.
I micci, no? Il sostegno? Beh, posso fare qualche sostegno rimanente. Anche se non sono chissà che importanti per... non c'è un granché. posso fare Titania e Ike, Mordecai e Mist e Ike e Ranulf. C'è Elincia e Ike, c'è Ike e Ranulf. Facciamo Elincia e Ike il primo. Tanto non posso più farne dopo. Facciamolo come ultimo, dai. Facciamo Mist e Mordecai. Oh no, torna qui, ehi tu! Ma dove è andata quella cosa? Giurerei che è caduta qui intorno. Stai cercando questa? Wow, Mordecai, mi hai fatto paura. Mi dispiace, ho trovato questa. È tua per caso? Oh, io? Sì, I miei panni erano stesi al sole e il vento ha portato via una delle mie scarpe. Grazie, Mordecai. Di nulla. Mordecai? Sì? Ecco... No, scusa, niente. Come vuoi, allora ci vediamo. Ah, ma cosa mi succede? Non posso crederci. Perché non assomiglio a Ike? È così pacato e calmo. Io vado sempre in panico. Beh, non ha tanto senso adesso, a questo punto del gioco, sto dialogo, perché ora di tutto il gioco Mist penso che si sia abituata a Mordecai. C'è Ranulf con Ike, c'è Titania con Ike, Elincia e Ike, ok, facciamo Elincia e Ike, è l'ultimo dialogo che si può fare. Qualcosa non va, principessa? Oh, ciao Ike, bene, mi stavo preparando per la battaglia, ma non riesco ad attaccare questo fodero alla cinta. Fammi vedere. Ah, ecco, la fibbia del fodero non è allacciata. C'è un trucco, non muoverti. Bene, dovrebbe andare. Grazie, Ike. Non riesco a combinare niente. Non riesco nemmeno a prepararmi per la battaglia. Gli altri sono tutti pronti. Abbiamo avuto tutti dei problemi all'inizio. Io, ad esempio, è da poco che ho imparato ad allacciare la fibbia di questa custodia. Davvero? Ma sì. Mio padre mi ha spronato molto e ha messo alla prova le mie abilità con la spada fin da piccolo. Veniamo da due mondi diversi. Ecco perché ne sai così tante. Beh, bisogna allenarsi per raggiungere un certo livello. Non sei nata per essere una mercenaria come noi. Se entri in guerra impreparata ti uccideranno. Capisco. Ma non preoccuparti. Non devi vergognarti di chiedere aiuto a noi. Siamo qui per questo. Grazie, Ike. Di niente, principessa. Bene, e con questo ho finito tutti i supporti che potevo fare. Bene, è la fine, il finale, è l'ultima base. Io vi ringrazio un sacco dell'attenzione e alla prossima, dove inizieremo il capitolo finale, il ritorno. Grazie all'attenzione e alla prossima, bye bye.